Buonasera e ben trovati gentili telespettatori di teleprima ad una nuova puntata del tavolo della domenica questa sera per parlare del crollo di Amalfi e della situazione di tutta la costiera amalfitana. Abbiamo con noi il dottor Andrea Reale, sindaco della città di Minori, nonché rappresentante sanità della conferenza dei sindaci della costiera amalfitana. Sindaco, buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a voi. Ecco, partiamo subito con quella che è la notizia di febbraio, ovvero il crollo di Amalfi, una grande frana si è staccata dal costone roccioso che sovrasta la strada invadendo la statale 163, bloccando anche la via per Positano. Insomma, è stata una vera tragedia. Sicuramente, anzi, dobbiamo incrociare le dita perché non ha fatto vittime. La 163, come sapete, è l'unica strada che da Vietri porta a Positano eh, e la percorrono i pendolari, tutti coloro che vanno a lavorare a Salerno, a Napoli, gli studenti che raggiungono eh, la scuola, eh, gli impiegati, tutti i lavoratori della costa d'Amalfi. Quindi eh, siamo stati, dico, nella sfortuna fortunati. Abbiamo oggi una costiera spezzata in due e addirittura poi all'interno Amalfi spezzata dalle frazioni di Lone, di Tovere eh, che non possono raggiungere Amalfi Centro così come mh, Praiano, Positano e quindi eh, vi do una notizia domani credo che eh, sabato eh, verrà, ci sarà un vertice eh, al genio civile di Salerno presieduto dal presidente eh, De Luca col sindaco di Amalfi e tutti i tecnici per poter immediatamente eh, considerare eh, tutto quello che si deve fare per poter prima di tutto ripristinare la circolazione regolare sulla 163 eh, e già in queste ore eh, già ieri l'ANAS sta effettuando i propri lavori eh, e poi praticamente per poter mettere in sicurezza tutto il costone eh, roccioso questa mattina siamo stati insieme eh, al sindaco di amalfi con altri colleghi della costiera amalfitana, di maiori di cetara con l'Onorevole Piero De Luca che è venuto sul posto e ha dichiarato anche la sua disponibilità per poter dichiarare la somma urgenza per che già la Regione ha fatto richiesta al Governo. Dottoriale, però, come certamente avrà saputo, sul punto è stata aperta un'indagine per disastro colposo della Procura di Salerno proprio per accertare quella che è la responsabilità di questo evento. Sicuramente questi sono eh, i rischi eh, del mestiere o nel mio caso, nel caso di tanti sindaci, la vocazione di fare il sindaco in questo momento, eh, si trovano queste difficoltà che ci portano poi ad essere anche indagati, ma io credo che il collega Di Amalfi e tutti quanti noi siamo tranquilli, crediamo nella giustizia e quindi eh, a, a, attendiamo nelle prossime ore gli sviluppi eh, di questa condizione. Ecco, quindi secondo lei se c'è un colpevole è legato comunque a fenomeni atmosferici o legati a vecchie amministrazioni? Nel senso non è una situazione che riguarda gli attuali amministratori, diciamo. Assolutamente no, la costiera malfitana in generale è una terra bella, baciata dal Signore, patrimonio dell'UNESCO, ma una, un territorio molto fragile. Tanto è vero che, eh, faccio l'esempio sul mio comune, il mio comune è a totale rischio frana e a totale rischio colata fango R3R4, il 90% dell'abitato e se mettiamo boschi e giardini il 100% del territorio. Quindi come voi ben sapete, già dal 30 novembre per quanto riguarda il Comune di Minori è partito un progetto, una sinergia tra autorità di bacino eh, dell'Appennino con la, la segretaria generale, la dottoressa Vera Corbelli, la Regione Campania e il Comune di Minori. Questo progetto è un progetto pilota per poter stabilire dopo eh, 8-9 mesi di lavoro stretto quali sono eh, i lavori strutturali da farsi e eh, eh, affiancato ai lavori strutturali ci sarà un uh, um, progetto di monitoraggio e un sistema di monitoraggio e preallertamento per convivere con il rischio colata fango, perché il rischio colata fango, i geologi, i tecnici ce lo insegnano, c'è possibilità solo di convivere con questa condizione eh, di, di R3R4 colata fango. Quindi questo progetto è un esempio unico in Regione Campania. E Minori sarà il paese pilota. Si partirà da Minori per estendere questa esperienza di prevenzione e di attenzione per l'ambiente e per le problematiche idrogeologiche, per poi espandere questa esperienza all'intera costiera amalfitana e, perché no, all'intera regione Campania. Dottore, Ale ha introdotto quello che è il tema centrale di questo nostro incontro anche perché comunque prima del crollo di Amalfi lei giustamente parlava del, dello scorso 30 novembre di questo incontro che c'è stato ci sono stati dei fondi regionali per supportare questo progetto e se ci può illustrare ulteriori dettagli rispetto a quello che ha già detto sicuramente sicuramente questo progetto è stato finanziato per 500 mila euro dalla regione Campania e colgo l'occasione per ringraziare il presidente Vincenzo De Luca e il vicepresidente onorevole Fulvio Bonavitacola che è stato sensibile alla richiesta dell'autorità di bacino eh, dell'Appennino Meridionale e del comune di Minori e ha subito messo a disposizione questi fondi e per 150 mila euro direttamente dall'autorità di Bacino. Eh, questi fondi ci permetteranno in una prima fase di fare degli studi idrogeologici approfonditi, la mappatura dell'intero territorio di Minori e ci permetteranno di individuare delle zone che saranno perimetrate a prescindere da qualsiasi intervento e questo è una cosa buona per l'economia del paese perché ci sono tante strutture, tanti negozi, tanti ambienti importanti per lo sviluppo economico e turistico di minori che sono bloccati per questo vincolo. E soprattutto ci permette di mettere in sicurezza un intero territorio che tramite il vallone Petrito e il vallone Sambuco, eh, che sono i due valloni eh, che sovrastano eh, il centro storico e il centro dei minori città del gusto, tramite questi eh, due valloni noi abbiamo questa problematica della colata fango. Con questo progetto si stabilirà precisamente quali sono. I lavori strutturali da fare, griglie, vasche di contenimento e quant'altro, ma soprattutto si stabilirà la cosa più importante: che eh, è il sistema di preallertamento e monitoraggio. Sarò più preciso: è un sistema moderno che coinvolge tutti, tutti i cittadini, tutte le famiglie tutti gli imprenditori, albergatori, ristoratori, extra alberghiero, ognuno in casa avrà uno strumento elettronico che segnalerà quando è il momento di mettersi in sicurezza, salire al primo piano, mettersi non uscire di casa per... e questo sistema di preallertamento e monitoraggio è importantissimo. Per convivere col rischio colata e per permettere lo sviluppo compatibile di un territorio che si apre con la sua massima espressione eh, economica al turismo nazionale ed internazionale. Per poter far questo abbiamo bisogno di usare tutti gli spazi possibili e immaginabili. Questo sistema. Di preallertamento e monitoraggio ce lo permette. Poi, per quanto riguarda il rischio frana, saranno individuati quei costoni rocciosi, quelle parti di territorio da trattare. Naturalmente, essendo un progetto eh, eh, direttamente gestito dall'autorità di Bacino, con finanziato dalla Regione Campania, con il comune di minori direttamente all'interno di questo di questi studi che hanno un tempo preciso c'è cioè un cronoprogramma preciso eh. quindi poi dopo sia il sistema di preallertamento e monitoraggio che i lavori strutturali sia per quanto riguarda la colata le colate fango sia per quanto riguarda uh, 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 la messa in sicurezza eh, eh, con reti e quant'altro avranno una priorità di finanziamento sia per quanto riguarda eh, il Ministero dell'Ambiente dell sia per quanto riguarda la Regione Campania. Dottoriale, mi permetto di dire: non solo un progetto avanzato eh, da un punto di vista meramente tecnologico, ma è fondamentale anche da parte dei cittadini il rispetto dei protocolli. Sicuramente, sicuramente, ma eh, eh, io credo che i cittadini, se si stringe una collaborazione tra le istituzioni e i cittadini e tra le istituzioni in quanto tali, autorità di Bacino, Regione Campania, Comuni, io credo che una sinergia del genere oltre a risolvere. Un problema serve anche a far sì che ogni cittadino sia soggetto di protezione civile per quanto riguarda le problematiche idrogeologiche e, e, e entrare in una nuova cultura per poter eh, sfruttare a pieno il nostro territorio per sviluppare lavoro vero e economia reale. Prima di proseguire questa chiacchierata con il dottor Reale, sindaco di Minori, noi ci fermiamo un attimo, piccolo break pubblicitario. Torneremo subito da voi. Teleprima, canale 91 del Digitale Terrezza e streaming su www.teleprima.it ti tiene compagnia 7 giorni su 7, 24 ore su 24, a partire dalla rassegna stampa della mattina, il prima TG Flash delle 11 e delle 18 e il prima TG alle 13.30 e, e alle 21. Ma non solo pillole di cucina, motori e migliori film italiani e stranieri. Dalle 21.30 dal lunedì alla domenica in esclusiva la nostra prima serata, con i programmi di sanità, politica, cultura, istituzioni, musica, intrattenimento e calcio. Per contatti chiama allo 0823 42 17 17 o scrivi a redazione chiocciolateleprima.it Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla campagna. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notix, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ci rientrati in studio il tavolo della domenica questa sera con noi il sindaco della città di Minori e rappresentante eh, sanità della conferenza dei sindaci della Costiera Amalfitana Andrea Reale eh, stavamo parlando eh, del, dell'ambizioso progetto eh, di eh, Minori però a proposito di quello che è il territorio eh, campano sindaco mi permetto di leggere alcuni dati che sicuramente lei conoscerà ma Magari sono oscuri ai nostri telespettatori, secondo il monitoraggio 2020 di Sigea Campania, il 60,2% del territorio regionale è a rischio frana rispetto a una media del 19,9% su base nazionale. E dal 1899 ad oggi ci sono state 34 frane. Ecco, sul punto volevo chiederle quanto è importante la prevenzione. È fondamentale la prevenzione e questo progetto eh, eh, che parte da minori ha proprio nel cuore la condizione della prevenzione. Perché se viviamo in una nazione ed in una regione dove il territorio eh, è molto fragile, c'è da dire che se si fa prevenzione si risponde milioni e milioni di euro di somme urgenze che poi sappiamo che in tanti territori si considerano sono anche somme urgenze deviate certo. perché abbiamo avuto tanti esempi di eh, somme urgenze gestite eh, dalla camorra e dalla mafia quindi in, nella prevenzione noi risolviamo una serie di problemi, ma soprattutto quello che ci interessa, salvaguardiamo un territorio e salvaguardiamo la sicurezza di un territorio che ha pochi metri quadrati, ma è patrimonio dell'UNESCO e ha come fondamentale condizione di economia. Il turismo non solo nazionale, ma internazionale. Sicuramente un discorso importante, ci arriveremo più avanti. Volevo chiederle, visto anche quello che è il periodo pandemico che stiamo vivendo, quali sono state le difficoltà legate al virus nella stesura di questo importante progetto? Sicuramente è partito il 30 novembre, perché. Abbiamo voluto fare una serie di riunioni online, eh, ma eh, i tecnici del bacino hanno già fatto un paio di sopralluoghi qui in zona e adesso si apprestano a, a rivenire nelle prossime settimane per poter verificare proprio il vallone Petrito e il vallone San per eh, pulirlo dai detriti e permettere così alle tecnologie un rilevamento qualificante, qualificato e ultramoderno. Proprio sul punto sicuramente una, una grande notizia questa legata. All'organizzazione appunto correlata al Covid. Eh, sappiamo che, come ha più volte ribadito il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, eh, la costiera ha una, la maggiore densità abitativa di tutta Europa e la situazione è particolarmente delicata. Ecco, volevo chiederle come al momento la situazione Covid sul territorio essendo responsabile della sanità per eh. i 13 paesi della costa d'Amalfi da Vietri eh, a Positano, eh, a, attualmente a ieri sera, diciamo, perché i dati arrivano sempre verso le 9, eh, verso le, eh, le 21, le 22 di ogni sera, sono stati toccati in questa seconda fase in Costa d'Amalfi da Vietia a Positano 1.197 persone Su, a, attualmente ieri sera abbiamo solo 87 positivi e 1.110 guariti abbiamo paesi come Conca che hanno zero positivi paesi come Furore che hanno zero positivi paesi come Cetara che hanno avuto 110 positivi ma oggi hanno zero positivi e gli altri paesi, man mano, stanno scendendo le positività. Eh. Eh, abbiamo purtroppo un aumento eh, eh, in, nella giornata di oggi: a scala con 15 positivi, era un paese eh, che era sceso a zero positivi e abbiamo un'altra condizione. Eh, di aumento a Maiori che rimane a 20 positivi e così anche in qualche altro paese, a Bietri che era, aveva azzerato e oggi a 8 positivi c'è da dire che il virus è ancora fra noi, bisogna certo. tenere alta la guardia per aiutare chi lavora giorno dopo giorno, ora dopo ora, l'USCA costa da Malfi perché noi abbiamo la fortuna di avere al porto di Maiori grazie all'ASL e alla collaborazione stretta di tutti i sindaci della Costa d'Amalfi, due USCA, un'USCA dell'ASL e una dell'esercito a disposizione che lavorano eh, molte ore al giorno per eh, fare tamponi e li processiamo eh, alla vicina Salerno, quindi siamo in grado di dare i risultati in 12 ore e quindi questo ci permette di eh, eh, restringere sempre più eh, la, la rete dei positivi perché individuiamo con sveltezza eh, i contatti dei positivi e con ordinanza li, eh, li mettiamo a casa e eh, devo dire che il popolo della costa d'amalfi che Ringrazio di cura interpretando i sentimenti di tutti e 13 sindaci: eh, hanno e stanno collaborando fattivamente eh, con i COC comunali, con l'USCA, con i medici, con le forze dell'ordine. Che ringrazio con la protezione civile, con i comandi dei vigili urbani. Quindi è tutta una sinergia che è nata in costiera anti-Covid che sta funzionando bene nella speranza di poter chiudere il cerchio nel più breve possibile. Certo. Eh, speriamo che entro marzo siamo covid free per poter organizzare sempre in sicurezza almeno un'estate all'insegna del turismo vicinale, del turismo campano, del turismo italiano perché parliamoci con molta chiarezza i traffici europei ed extraeuropei, i segmenti di mercato europeo ed extraeuropeo che sono il cuore e la storia del turismo della Costa d'Amalfi sono completamente bloccati fino al 30 di aprile e credo che le condizioni degli Stati Uniti e della Gran Bretagna che sono le due aree eh, eh, che lavorano di più con il turismo medio-alto della Costa certo. d'Amalfi sono totalmente bloccati. Quindi si farà un altro anno: sarà un altro anno di turismo vicinale, di turismo campano. E se ci va bene, di turismo delle altre regioni. Ma anche per poter ricevere questo tipo di turismo, c'è bisogno di organizzare, come abbiamo fatto nel 2020 un'estate un in sicurezza con la collaborazione di tutti, di, tutte, di tutti gli operatori economici della costiera amalfitana che in sinergia con i COC comunali, con le USCA, con l'azienda ospedaliera, con l'ospedale Costa d'Amalfi, può garantire sicurezza sia a chi offre, ma soprattutto a chi deve venire per, eh, per soggiornare in costiera amalfitana. Certo, su questo minori come eh, gran parte della costiera patrimonio eh, dell'umanità UNESCO, un territorio meraviglioso, eh, lei parlava di, eh, di sinergia delle eh, difficoltà legate al Covid anche per quello che eh, riguarderà l'estate del 2021 e proprio sul turismo c'è in mente qualche progetto, qualche idea. Eh, sicuramente, eh, come lei diceva, si tratterà ancora una volta, come l'anno scorso, di un turismo di vicinanza, ma è fondamentale rilanciare questi territori in questo delicato momento che stiamo vivendo. Sicuramente bisogna rilanciarli prima di tutto con un sistema sicurezza, che è andato già bene nell'estate 2020. Dobbiamo ancora più... Mettere fondi, uomini ed energia per poter presentare una costa d'amalfi in sicurezza e devo fare un appello subito al governo italiano, italiano e al commissario eh, Arcuri perché dia alla regione Campania i vaccini per poter vaccinare per iniziare la vaccinazione di massa. Perché eh, eh, e sarebbe importante e rilevante presentare una Costa d'Amalfi vaccinata sia per quanto riguarda i trasporti, per quanto riguarda gli alberghi, per quanto riguarda l'ex alberghiero, la ristorazione, i bar, i ristoranti, le pasticcerie, gli stabilimenti balneari. Questo è eh, fondamentale. È al primo posto eh, non so se riusciremo eh, eh, le condizioni non sono favorevoli quello che ascoltiamo e quello che verifichiamo non ci danno la sicurezza che per giugno-luglio possiamo avere tutti i settori vaccinati tutti i cittadini vaccinati specialmente quelli che operano al front office questo sarebbe una prima cosa ma siamo in contatto diretta sia col presidente De Luca che con l'assessore al turismo il professor Masucci per eh, essere pronti nel momento in cui la regione Campania avrà questa fornitura di vaccini poi c'è da dire che è tutto basato sul turismo culturale e qui un nuovo appello, un appello al MIBAC, al Ministero per i Beni Culturali. Ci sono tante eh, situazioni ancora bloccate, ne dico una per tutta, la villa marittima romana del primo secolo d.C. che ha ricevuto dal MIBAC eh, 5 milioni di euro che sono ancora bloccati e la sovrintendente di Salerno dovrebbe a breve in queste settimane individuare il direttore dei lavori e il rup per partire con questi lavori fondamentali è un cimelio archeologico romano di primo ordine del primo secolo d.C. e così incentivare e progettare per quanto riguarda gli altri beni culturali presenti in costiera amalfitana e soprattutto i percorsi campestri Praticamente i sentieri, sentiero dei limoni, come ce l'abbiamo noi qua minori, tra minori e maiori, famosissimo in tutto il mondo. Chiediamo al nuovo governo e al nuovo ministro del MiBac di poter investire somme importanti per quanto riguarda il turismo culturale, che è il turismo della costiera malfitana. È il turismo che eh, ci porta lavoro 12 mesi l'anno, che ci ha permesso di destagionalizzare l'offerta turistica della costa d'Amalfi. E quindi noi dobbiamo battere, batterci forte, uniti per poter ancora più innovare, diversificare e soprattutto qualificare un'offerta turistica per la costa d'Amalfi per lanciarla al mondo intero. Mi permetto di dire che ascoltando le, le sue parole si nota grande desiderio e grande voglia. Di fare e soprattutto grande rispetto e sinergia eh, tra voi sindaci. E volevo chiudere, dottor questa, questa nostra intervista con una domanda un po' più personale. Cioè, quali sono i, i suoi auspici e progetti per, per questo 2021? Per minori e, se vuole, naturalmente, anche per tutta la costiera amalfitana. Il mio augurio che posso fare prima di tutto lo faccio ai malati. A coloro che hanno vissuto questa esperienza terribile di grande solitudine nella malattia quindi eh, li abbraccio tutti interpretando i sentimenti anche dei colleghi sindaci e della comunità di minori e eh, un occhio particolare eh, veramente di cuore a tutti i cittadini che in questo momento hanno difficoltà economiche serie. Penso ai tanti disoccupati, penso ai tanti occupati stagionalmente del turismo che ricevono con ritardo gli aiuti messi in campo dal governo. Uh, veramente lo dico. Uh, con parole sentite. Abbiamo bisogno di aiuto e faccio un ulteriore appello al eh, Presidente incaricato dal Presidente della Repubblica, il Professore Draghi, affinché praticamente possa eh, creare un governo serio che guardi ai più deboli, a coloro che soffrono realmente concretamente giorno dopo giorno la condizione sociale perché questa epidemia è un doppio binario una condizione di salute di sicurezza sanitaria ma soprattutto una condizione di disagio economico e il mio pensiero il mio augurio a tutte queste persone affinché possano ritrovare il loro equilibrio a brevissimo in stretta sinergia con i territori ritornando a lavorare nel proprio paese nelle proprie attività senza grossi sconvolgimenti che poi distruggono effettivamente le famiglie e la vita di ogni individuo questo è l'augurio che faccio eh, dalla vostra emittente che ringrazio che ha dato spazio a un piccolo sindaco di un paese della costa adamas. Dottor Reale, io la ringrazio per il suo tempo, le sue parole e le auguro un buon lavoro. Grazie a tutti voi. Ringraziando nuovamente il dottor Reale per il tempo che ci ha concesso eh, la puntata del tavolo della domenica termina qui, io vi ricordo L'appuntamento con la nostra informazione già domani mattina con la rassegna stampa, l'appuntamento invece con il tavolo della domenica ritornerà come di consueto domenica prossima alle 21.30. Grazie, arrivederci.